che cos'è l'arte, cioè lo dovrei definire io, cioè voglio dire dalla preistoria penso che, non lo so, milioni di persone abbiano pensato di dire che cos'è l'arte, mi sembra davvero difficile poterlo concettualizzare in pochi istanti. C'è l'artista, la persona che vede qualcosa. Gli oggetti sono sempre tutti davanti a noi. Qual è la differenza? Che l'artista, questa visione che ha, la trasforma in un'altra visione, visibile poi a sua volta agli altri. Quello dovrebbe essere l'arte, cioè traslare questa visione in un'altra e mostrarla a qualcun altro. In tutto questo però è importante anche la forma, non è soltanto un pensiero. Per cui ci deve essere sempre la coincidenza tra forma e concetto, se no si perde quello che è l'opera. Una cosa che molti, che è una cosa che io dico sempre, io non mi sento un artista, io sono un artista, cioè è come se nasci così, poi magari non sviluppi nessuna capacità, ma è impossibile, perché chi è creativo in qualche modo lo manifesta, e io veramente sin da piccolina lo manifestavo, quindi dentro di me già c'era. La mia famiglia non ha fatto nulla per agevolarmi in tutto questo, mai nulla. Infatti nei miei primi lavori, diciamo, ci sono molti attacchi alla famiglia, ma non per questo motivo. Perché secondo me è proprio il nucleo della famiglia, è quello che contiene in piccolo, come se proprio questo microcosmo poi è quello che più si riflette nel macrocosmo. Quindi tutti i problemi della famiglia li riportiamo in quello che poi invece è la società, il mondo. Quindi è stato, i miei primi lavori si concentravano su questa cosa proprio sull'ambito familiare, sulle dinamiche familiari, e poi sono spostate sulle dinamiche, diciamo, politiche mondiali, internazionali. Ma secondo me per un artista non è che è necessaria qualcosa in particolare. Non può, in verità non puoi fare a meno di essere un artista, non puoi fare a meno di fare delle cose. È come uno, per uno scrittore non può fare a meno di scrivere, un cantante non può fare a meno di cantare, eccetera, è così, è proprio una necessità. Poi bisogna vedere che cosa si vuole fare, e la mia necessità comunicativa è comunque quella, è molto forte, proprio quella di comunicare delle cose, non a caso infatti utilizzo spesso la scrittura, forse perché la scrittura è molto incisiva. E io poi la incido anche sulle cose, quindi poi diventa ulteriormente incisiva. Ci tengo molto che arrivi il mio pensiero, non che sia una figura astratta. Io non lavoro sull'astrattismo, solo sulla concettualizzazione di una cosa. Mi piace molto invece che si capisca quello che voglio esprimere. Per me è molto importante. Da un po' di anni che è iniziata questa ricerca dell'estetica della distruzione. Poi proprio è inutile parlare anche dell'estetica, cosa significa, eccetera, però io per estetica della distruzione in pratica intendo tutta una serie di messaggi, di pensieri, di visioni che ci arrivano e che vediamo tutti i giorni e che ci attraggono nonostante siano comunque dei messaggi negativi, delle visioni negative. Tuttavia ci attraggono perché il pensiero che un'arma sia assolutamente un oggetto che offende le persone, però non si può naturalmente non vederla nel suo lato estetico. Un'arma è bellissima, una lama è bellissima, una forma perfetta, così come un fucile, così come tante cose. Non a caso, se ci fate caso in quella che cos'è l'apparato militare, quasi tutte le cose sono molto belle, sono disegnate bene. Quasi tutto quello che arriva dalla ricerca scientifica militare è perfetto, è quello che utilizziamo tutti i giorni. Quindi non è, per estetica la distruzione intendo questo, tutta una serie proprio di divisioni, che possa essere visione della distruzione, visioni di fuoco, di un'esplosione di un vulcano, anche di una bomba. Capisco che il senso, il significato è molto negativo, però è vero che ci attrae indubbiamente, perché sono delle visioni belle. Ho iniziato con questa serie di lavori e dopo qualche anno ho avuto un problema, in pratica ho iniziato con le esplosioni, quindi ho iniziato a fare dei lavori in cui costruivo delle scenografie, le facevo esplodere e le ricostruivo e queste esplosioni venivano proprio all'interno di un nucleo familiare, quindi erano proprio delle ricostruzioni di momenti di riunione familiare. Non ho mai colpito il soggetto di per sé, colpivo proprio, facevo saltare in aria delle cose ben precise che si riferivano alla presenza di una persona, quindi il piatto, il cuscino, eccetera.
Da lì poi mi sono allontanata proprio da questa cosa proprio dell'ambiente familiare, della casa, anche se poi in molti lavori si ripetono degli oggetti che si vede che fanno parte proprio del corredo abitativo, tipo i tappeti, oppure quelli che io definisco gli arazzi, che poi non sono arazzi, sono solo dei tessuti di velluto in cui io incido con un saldatore elettrico delle immagini. E poi appunto col saldatore le incido sul velluto e c'è sempre questa scritta Victory che troneggia sulle immagini e il motivo è proprio che la vittoria non significa niente. La vittoria da un lato è una vittoria, da un lato è una sconfitta, quindi è molto... Il titolo è messo lì, ma è un titolo provocatorio, è logico, una provocazione.